È in arrivo la notte più spaventosa dell'anno. Halloween è alle porte e in Campania sono tante le iniziative per divertirsi in questi giorni dedicati alle zucche e ai mostri. In piazzetta Grotta a Cetara, lunedì 31 ottobre, si terrà l'evento Folli in Cetara. Gonfiabili, zucchero filato e tante altre sorprese saranno gli ingredienti che intratterranno bambini e genitori, tutti pronti a travestirsi da fantasmini, mostri e zombie per spaventare i più grandi. Anche allo Zoo di Napoli si festeggia Halloween. Fino a martedì 1 novembre sono in programma tante attività didattiche e ludiche, tra cui tour guidati, Zoo Experience e caccia alla zucca. E proprio per omaggiare la regina arancione di questo periodo, a Eboli è possibile vivere un'esperienza immersiva e divertente al villaggio delle zucche, come vuole la tradizione americana. Nello straordinario scenario naturale dell'oasi Vivi Natura di Lago Selle Torretta sono tante le iniziative legate al frutto autunnale per eccellenza, pensate per adulti e bambini. Anche a sud di Salerno sono in programma tanti eventi a tema Halloween. La Proloco di Torre Orsaia ha organizzato Halloween Rock presso l'anfiteatro Pietro De Luca. Lunedì 31, dalle ore 18, i bambini travestiti da mostri e zombie potranno divertirsi con le tante attività in programma, ma dopo le 21 al via la festa per i più grandi, con un concerto rock e il contest della maschera più paurosa. Per le vie di Sapri scatta invece la caccia al mostro. La Proloco della città della Spigolatrice ha pensato infatti ad un Halloween itinerante in cui, oltre a mangiare dolcetti e fare scherzetti, bisognerà stare attenti ai mostri che si incontreranno in giro. A Scario invece, lunedì 31 in piazza dell'Immacolata, una degustazione di piatti tipici locali allieterà la notte dei mostri, insieme a tante attività pensate per i bambini.